just need you by my side. Lately I've been thinking, baby. Buongiorno amiche, buongiorno amici, benvenuti in un nuovo video. Allora, fino a questo momento avete visto qualche cosina che ho fatto in casa, anche se vi ho risparmiato il resto perché non so a voi, ma ultimamente non ho voglia di guardare video motivazionali per quanto riguarda le pulizie, perché non lo so e quindi magari non ho tanta voglia di farveli vedere a voi. Comunque, se voi li volete vedere, scrivetemelo qui sotto nei commenti, così io mi caricherò per appunto farvi qualche video di pulizia. Allora, questa mattina mi sono già preparata, sono le 8:40 e mi devo dare anche una smossa perché fra un po' dovrò andare a lavorare.
però mi sono voluta mettere il rossetto rosso per essere in pandan con la maglia, anche se fra un po' me lo devo togliere, ma non lo so, visto che è da tanto tempo che non metto il rossetto, mi è proprio venuto, mi è venuta tanta voglia di mettere questo rossetto rosso, ed è il solito, quello che mi avete visto in tantissimi video ed in tantissimi mi avete chiesto che rossetto è, ed è un matitone della Wycon, questi fatti così, ed è il fragola, sì, adesso ovviamente qui non si vede, ed è il fragola, è stupendo. Io i matitoni della Wycon mi piacciono tantissimo, sono molto duraturi e sono molto confortevoli. Inizi Sabrina. E sono molto confortevoli sulle labbra. Allora, avete visto che mi sono già preparata il pranzo da portarmi al lavoro, ho fatto i burger di ceci, non mi sono portata dietro il pane perché a lavorare abbiamo i cracker, abbiamo tante cose, e quindi se ne ho voglia prenderò un pacchettino di cracker o una fetta di pane. E oggi, se riesco, quando esco dal lavoro, vado alla Lidl perché ho bisogno di fare un po' di spesa, perché in questo weekend ho fatto spesa ma non spesone, come penso di avervi detto nell'ultimo video, e quindi magari vado alla Lidl perché non ho voglia sinceramente di arrivare fino all'Iper perché è un po' più lontano, e quindi vado alla Lidl perché non ci vado quasi mai e vado a fare un po' di spesa lì. E niente ragazzi, adesso io vado a buttare la spazzatura perché sono piena di plastica, sono piena di indifferenziata e sono piena di umido, e quindi vado a buttare la pattumiera e poi vado a portare fuori Tommy. Qui il tempo non si sa che cosa voglia fare, anche perché voglio andare a lavorare a piedi, sapete che io vado sempre a lavorare a piedi, e niente, bisogna che guardo le previsioni del tempo. Allora, prima di andare a lavorare mi prendo un altro caffè, è già il secondo della giornata, no vabbè, uno era all'interno del cappuccino, quindi, però ne ho proprio bisogno, io e i miei capelli da pazza. Vabbè ragazze, allora, nell'altro video vi ho detto che mi volevo tagliare i capelli, oggi vi dico che non mi voglio tagliare i capelli se non metterli un po' a posto, ma ho paura di andare perché ho paura che me ne tagli troppo, però adesso aspetto, vediamo di prendere, di cogliere proprio il momento giusto per andare dal parrucchiere. E niente ragazzi, ieri pausa al lavoro, sapete che io lavoro in un centro dentale, e in pausa eravamo tutte noi colleghe, anche con due dottoresse, e allora ci siamo messe un po' così a parlare tra donne, sapete che quando si è tra donne si spettegola un po', e allora niente, abbiamo parlato di vari interventi chirurgici, non so, tipo punturine alle rughe, oppure non so, il botulino, mi sembra che si dica, le labbra, e cose così, abbiamo iniziato a parlare un po' così in generale. E allora niente, dopo ci siamo messi a guardare un po' di foto di personaggi famosi, come si sono rifatte le labbra, a volte da donne bellissime che erano si sono proprio trasformate in donne, proprio sembrano quasi dei mostri, perché dopo secondo me in quei casi lì, come anche dicevano queste dottoresse, a volte si parte da poco per poi non esserne mai contente, e quindi si aumenta, e niente, il discorso comunque si è focalizzato soprattutto sulle labbra, perché sono quelle che appunto le dottoresse dicevano che è il punto dove la donna mira di più, avere questi labbroni. Secondo me si erano gonfiate le labbra, che a volte sembrano dei paperini, e non riesco a capire perché queste persone non lo vogliono ammettere quando si vede lontano un miglio. Se è stata una tua decisione, che comunque l'hai fatto perché è una tua scelta, e di queste cose qui è giusto, perché se uno magari vuole migliorarsi e attraverso la chirurgia si pensa di migliorarsi, è giusto, lo deve fare, perché
ognuno di noi deve essere libero di fare ciò che vuole. Ma però cioè, non capisco perché tu lo fai e poi dici che non è vero, che magari hai preso una botta nel labbro, oppure il lucido labbra miracoloso che ti fa due labbra così, quando non è vero. Quando si sta parlando tra persone adulte si sa benissimo che qualche puntura tu l'hai fatta, quindi non riesco a capire questa non capacità di ammettere ciò che uno ha fatto senza doversene vergognare. Io non capisco dove ci sia la vergogna, anche perché si vede lontano un miglio che si sono rigonfiate le labbra, quindi non riesco a capire. Però cioè, se ognuno di noi pensa che magari facendosi le labbra oppure gonfiandosi gli zigomi lo vuole fare perché magari si sente meglio con se stessa, è giusto ragazzi che uno lo faccia, è giusto, e nessuno gli deve mai colpevolizzare o giudicare, perché ognuno è libero in casa proprio di fare ciò che vuole. Però penso che sia giusto anche di non dire delle sciocchezze alla gente, che la gente lo vede, cioè quando sei soprattutto in un social è giusto che tu dica la verità, perché ripeto, la gente non è stupida. Comunque, detto questo, mi è venuto in mente perché ero qui che dicevo che pensavo alcune cose che abbiamo fatto ieri lavorare, che siamo morte dalle risate, perché ci siamo proprio morte dalle risate. È giusto che ognuno di noi faccia ciò che vuole se reputa di stare meglio. Come dico io, l'importante è che tu non intocchi l'altra persona e quindi sei libero di fare tutto ciò che vuoi, per carità, però penso che anche sia giusto non prendere in giro le persone, no? Comunque, io continuo a prendere il mio caffettino, mi rilasso un'altra mezz'oretta e poi mi avvio. Ragazzi, sto andando verso il lavoro e guardate che meraviglia questa strada, tutta alberata. Io l'adoro, adoro questa strada, perché sentite il cinguettio degli uccellini. Sono con le mie cosine, le mie varie borse, e niente, mi avvio piano piano, tanto ancora un po' di tempo, e noi ci vediamo dopo. Così se vado alla Lidl vi faccio vedere che cosa ho acquistato, al massimo se non lo faccio oggi lo faccio domani, ma penso più oggi. Ciao ragazzi. Eccoci qua ragazze, questa è la busta della Lidl. E ci sono poche cose, non tantissime, però ve le voglio far vedere. Allora, parto con le prime cose che mi vengono su. Ho preso dei pancake, questi qui, della linea americana. Sono abbastanza simili. Io sono stata a New York a ottobre e quindi erano leggermente più grandi, anche perché a New York tutto è ingigantito. E comunque li voglio provare a colazione, naturalmente uno perché sono abbastanza calorici, gli altri li voglio provare a congelarli, così anche per mia figlia quando li vuole se ne scongela uno magari la sera e lo può mangiare la mattina dopo. Quindi uno di questo qui l'ho pagato 1,69 euro. Poi ho preso questa confezione di pasta della Biori, questi qui vengono 1,79 euro, c'era o così o i fusilli con farina di piselli. Io invece ho voluto prendere questo che è 100% farina di lenticchie rosse bio, quindi li provo e poi vi faccio sapere, ma sicuramente sono buonissimi. Andando avanti, ho preso queste polpettine vegetali della linea My Best Veggie. Le voglio provare perché sapete che io amo le cose vegetali e quindi queste qui sicuramente le andremo a mangiare stasera. Un paio di questi, due o tre di questi, li mangio con carciofi grigliati, perché siccome sono nella fase di dieta, che poi, come vi ho detto nell'altro video, è bene fare ogni tanto. I carciofi sono depurano molto e quindi li ho voluti prendere, sono già pronti e quindi gli do una mezza scaldata e li mangio insieme alle mie polpettine vegetali. Poi ho preso una confezione di couscous con verdure e soia edamame.
Questo qui me lo voglio portare domani al lavoro, così stasera non preparo niente perché sono abbastanza stanca. Volevo andare a camminare, ma no, sinceramente ci andrò domani. E quindi ho voluto prendere questo qui, a 1,79 euro, è con le verdure, e quindi voglio provare anche questo. Poi ho preso, infine, c'è un'altra cosa. Ho voluto prendere questo disinfettante della Thaiform, è un presidio medico chirurgico, detergente multiuso, deodorante e disinfettante. Questo qui si può utilizzare dappertutto, bisogna lasciarlo agire per 15 minuti e poi risciacquare per lavelli, cucine, pavimenti, bagni, docce, servizi, per tutto. Ed è questo prodotto qui. Questo l'ho pagato, spray disinfettante, 1,39 euro. Lo voglio provare e poi vi dirò. Infine ho preso, arrivo, una cosa che, come vi ho detto prima, mi serviva, nel senso che io ho questo frullatore ad immersione vecchissimo e ultimamente dà dei problemi. E quindi ho voluto prendere questo perché non solo è un frullatore ad immersione, ma anche la frusta. Quindi quando mi serve qualcosa di veloce, senza che prendo proprio il frullatore che è ingombrante, andrò ad utilizzare questo frullatore qui. Della Silver Crest, c'era o nero o bianco. Io l'ho voluto prendere nero perché se lo voglio mettere anche, non so, sopra la cucina, mi piaceva di più. Nero con le rifiniture così in legno, quindi riprende il mio angolo colazione. E ragazze, penso, spero che sia ottimo. Vedete, ha anche una frusta a disposizione e il frullatore. Ciao amore! E questo qui l'ho pagato 14,99. Adesso vado ad aprirlo, lo monto, lo proviamo insieme, perché se non dovesse andare bene domani vado subito a cambiarlo, così tengo lo scontrino e ve lo faccio vedere. No, voglio montarlo insieme a voi, così vi faccio vedere com'è all'interno della scatola. Vedete, si presenta in questo modo qui, già così mi piace tantissimo. Allora, questo, che meraviglia! Questo qui è il frullatore, vedete, in legno, rifinito tutto in legno. Vabbè, la spina. Vediamo cosa c'è. Ecco, questa è la parte bassa, proprio diciamo che la parte a immersione. Proviamo a vedere se riesco ad inserirlo. Sì, si chiude. Questa è la parte a immersione. In più c'è anche quest'altra parte che mi piace molto, che è quella con la frusta. Vedete, questo è il primo pezzo. Poi c'è la frusta, ottimo, perché io non avevo un frullatore con la frusta, quindi lo vado a inserire in questo modo qui. E poi c'è anche il contenitore, wow, per frullare le cose, mamma mia, 14,99 euro, ragazzi, io ve lo straconsiglio. Vedete, così e si mettono le cose, tipo le uova, qui fa vedere anche il basilico se si vuole fare un pesto. Comunque questo è il frullatore, lo vado subito a provare perché se non dovesse andare bene, appunto, lo cambio. Neri ce n'erano rimasti pochissimi, c'erano rimasti quasi tutti bianchi, però io vi dico, qui con la mia cucina mi piace molto di più. Allora, proviamolo insieme, proprio un video così, tutto nature. Va! E c'è anche il turbo, ragazze! Ottimo, 14,99 euro, li sono valsi tutti. C'erano delle pentole bellissime, bianche, tutte bianche con i manici in legno. Adesso vedo, magari domani vado a prenderla, adesso vedo. Perché era molto molto bella. Poi io voglio buttare quelle vecchie, che anche quelle vecchie che ho sono del mio primo matrimonio, quindi pensate un po' da quant'è che ce li ho. E niente ragazzi, adesso io metto le cose del mio pranzo in lavastoviglie perché è quasi pieno, quindi stasera la faccio andare. Ho degli abiti, dei panni stesi fuori da stamattina, che avevo appunto steso una lavatrice.
mi faccio una mega 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 doccia e niente, se riesco ve lo pubblico domani, così se vi interessa il frullatore di immersione lo potete andare a prendere. Sapete che io non amo quando vengono pubblicati dei video dopo un tot di tempo dall'uscita, perché magari se c'era qualcosa che mi interessava vado lì alla Lidl e non lo trovo più. Quindi se riesco ve lo pubblico domani, che è mercoledì, altrimenti esce venerdì. E niente ragazzi, io vi mando un bacio grande grande grande, grazie ancora per le tantissime iscritte e grazie grazie ancora per i tantissimi commenti che mi lasciate sotto ad ogni video. E io per questo non smetterò mai di ringraziarvi, perché la cosa che nutre un canale sono proprio i vostri commenti, quello che pensate di noi, quello che volete da noi, e quindi il commento è una parte importantissima. Io ne ricevo sempre attorno ai 500-600 commenti alla volta, quindi sono strafelice. Vedete, cerco sempre di rispondere il prima possibile a ogni commento, ma purtroppo sapete che lavoro tante ore durante il giorno, quindi appena ho un minuto di tempo rispondo ai vostri commenti. La mattina mi metto mezz'ora prima la sveglia proprio per dedicare a voi un po' di tempo, quindi se magari ricevete la mia risposta dopo un tot di ore, perdonatemi, ma arriverà di sicuro. Non lascio mai un commento in sospeso, perdonatemi se arriva in ritardo. Allora niente ragazzi, adesso io sono molto molto stanca, vado a buttarmi sotto la doccia e vi risaluto con un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao amiche mie.